Noi in Sudafrica stiamo aspettando un super ciclone, l'ultimo che è arrivato ha portato via mezzo tetto alla scuola di Bosco, adesso probabilmente porterà via tutto il resto. Comunque, vabbè, non importa, tutto organizzato dal papà, tanto dovevamo rifarlo. Ok, stiamo seguendo una serie di insegnamenti dal mio ultimo libro, La Costituzione. Beh, non proprio il mio ultimo libro, è il penultimo, perché l'ultimo libro sono i versetti storpiati, che ne ho già fatti 22 e quasi quasi, probabilmente prima della fine di luglio, l'avrò finito. Comunque, questa è la Costituzione del Credente, che tratta 23 articoli di credo cristiano fondamentali per poter filtrare attraverso le lenti dell'amore e della grazia di Dio tutto ciò che a prima vista può sembrare biblico e scritturale, ma che ci viene proposto unicamente per consolidare la tradizione dell'uomo. La Costituzione di una nazione è quella legislatura alla quale tutte le leggi, tutte le altre leggi devono sottomettersi, giusto? Questa che propongo nel mio libro è una costituzione del credente, una costituzione del cristiano, e l'ho formulata io per valutare, proprio per valutare dottrine, sermoni, video, libri o qualsiasi altra forma di insegnamento alla luce della verità che ci fa liberi. E ultimamente purtroppo ho ricevuto un paio di video denigratori al massimo, che ho cancellato immediatamente, ma che purtroppo ti fanno capire che ancora oggi, soprattutto in Italia, c'è un sacco di gente che non ha capito niente, ma niente del Vangelo, che insulta la croce di Cristo, che denigra la meravigliosa ipergrazia del Signore. Sì, ipergrazia, sì, ipergrazia. Più della grazia, sopra la grazia, straboccante grazia, meravigliosa grazia, potente grazia, tutto quello che è il cuore di Cristo che tu non puoi decifrare, non puoi descrivere. Anche perché la parola iper, perché va al di là della comprensione, proprio come Paolo dice. Quando dice ai Romani che voi possiate conoscere l'altezza, la larghezza, la profondità, la lunghezza dell'amore di Dio, che va al di là della comprensione, che quindi è iper amore. Probabilmente, Walter, dai, che facciamo partire un'altra eresia. L'iperamore. Iperamore, ipergrazia, iperperdono. No, così facciamo arrabbiare ancora più persone. Comunque, questo libro è in formato PDF, ordinabile, statemi a sentire bene perché ancora ogni volta mi arrivano le richieste: Mario, come faccio ad avere il tuo libro? Ordinabile sul mio sito www.ilsuovillaggio.com. Quindi di là lo potete ordinare sia in formato cartaceo dal 16 luglio in poi, quindi da un paio di settimane. Per adesso, per ora invece è in formato PDF. 10 euro se ve li potete permettere, altrimenti me lo fate sapere e ve lo mando gratis. Come del resto, ciao Maria, come del resto tutto il materiale sul mio sito. Un'altra cosa: se fate un commento su YouTube, perché questi video poi vanno a finire anche su YouTube, vi prego di notificarmi al mio indirizzo mail mario@ilsuovillaggio.com, così che vi posso rispondere, perché purtroppo, fra una cosa e l'altra, YouTube non mi notifica, non mi fa sapere che c'è stato un commento se non lo vado a cercare. Per cui mi dispiace, perché poi voi siete lì, magari vi avete fatto una domanda 6 mesi fa e io me ne accorgo 6 mesi dopo. Quindi, per cortesia, mandatemi la domanda non su YouTube, ma su mario@ilsuovillaggio.com, così che vi possa rispondere. Perché se non vi ho risposto è perché non ho visto il commento. Grazie. Ok. Articolo 18 della Costituzione del Credente. Esistono solo due ubicazioni per lo spirito dell'uomo: o in Adamo o in Cristo. Articolo 18 della Costituzione del Credente. Esistono solo due ubicazioni per lo spirito dell'uomo: o in Adamo o in Cristo. State a sentire bene, perché questo è basilare, è fondamentale per riuscire a capire la semplicità del Vangelo, che è una cosa meravigliosa. Ci vogliono i dottori della legge, ci vogliono
ci vogliono i capoccioni, ci vogliono i super religiosi per poter confondere la semplicità del Vangelo, o sei in Cristo o non ci sei. È tutto lì. Quindi andiamo avanti. Prima Corinzi 15, 21-22. Paolo dice: poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dai morti. Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Oh, non vorrei fare una dichiarazione che non è possibile controllare in pratica, ma a mio parere, a quanto io ho potuto studiare, vedere e controllare, sembra che la Bibbia sia spesso, se non sempre, divisa in due accoppiate contrapposte. Vediamo giusto un paio di esempi. Il Nuovo Testamento e il Vecchio Testamento. Non c'è il Medio Testamento, no, c'è il Nuovo Testamento e il Vecchio Testamento. C'è la luce e c'è la tenebra. C'è il fariseo e c'è il pubblicano. C'è la maledizione della legge e c'è la benedizione di Abramo. C'è la vita e c'è la morte. Quando ho detto fariseo e pubblicano, chiaramente il fariseo è il super religioso, il pubblicano è il super peccatore. C'è la vita e c'è la morte. C'è il cielo e c'è la terra. No, non c'è il purgatorio, state tranquilli, il purgatorio se lo sono inventati i romani cattolici, non esiste. Ci sono c'è la fede e ci sono le opere, c'è la carne e c'è lo spirito. Ci sono le pecore e ci sono le capre. Non ci sono pecre e non ci sono capre. O sei pecora o sei capra. C'è la carne e c'è lo spirito. C'è la lettera e c'è lo spirito. C'è con noi. E c'è contro di noi. Ricordate quando Gesù ha detto a Giovanni: no, non dovevate dirgli di smettere di vivere, perché se non è con noi è contro di noi. Quindi due posizioni, solo due. Cioè giustificati attraverso la legge e attraverso le opere. C'è Melchisedec e Aronne. C'è l'uomo esteriore e l'uomo interiore, c'è lo schiavo, c'è il libero, ci sono i frutti dello spirito e le opere della carne, c'è Agar e Sara, c'è il figlio della carne e il figlio della promessa, c'è dentro il tabernacolo e fuori dal tabernacolo, ci sono i sacrifici ripetuti e il sacrificio unico, c'è il sacerdote umano, c'è il sacerdote in eterno, c'è il figlio e c'è il servo, ci sono i peccatori e ci sono i santi. E tanti, 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 tanti altri esempi che non ho spazio per elencare. Questo per dire che non esiste una terra di nessuno nella scrittura. Non esiste una tregua. Lo sapete che nel linguaggio, nel Corano, la parola tregua non esiste? O c'è guerra o c'è pace. Sotto l'Islam c'è pace, se non sei sotto l'Islam c'è guerra. Non c'è tregua, cioè non c'è una posizione di mezzo dove uno può dire: ma dai, ci sto pensando un attimino. O diventi musulmano o ti ammazzano. Questo è quello che dice il Corano. Ma lasciamo perdere. Quindi, o si è uno o si è l'altro. Una di queste coppie, come afferma Paolo in 1 Corinzi 15, è proprio o Cristo o Adamo. In tutte queste coppie, infatti, non esiste, scritturalmente parlando, una zona intermedia, un'ubicazione neutra, una posizione sfocata, indistinta o grigia. O ci si trova da una parte, o ci si trova dall'altra. Come Mario mi fa notare, o Giacobbe o Esaù, ce ne sono tantissime, tantissime. È uno studio interessante. Se voi andate a vedere, è uno studio molto, molto interessante, che o è uno o l'altro, non c'è una posizione di mezzo. Quindi, questo principio è valido anche e soprattutto per la posizione spirituale dell'uomo. Una persona può essere solo o in Cristo o in Adamo. N non può essere in mezzo. Non può essere in chiesa, non può essere in penombra, non può essere in abbastanza e senz'altro non può essere in Mosè. O sei in Cristo o sei in Adamo, come dice Paolo. Scritturalmente parlando, ci sono solo due ubicazioni per lo spirito dell'uomo: vita, morte, carne, spirito, o Cristo o Adamo. Adesso vediamo un attimino come funziona questa cosa. Ogni essere umano nasce predestinato in un certo senso a essere in Adamo. Lasciatemi spiegare. Paolo ci dice in Romani 7 che c'era un tempo nella sua vita quando era vivo e senza peccato.
Ok? Ci sono state tante cose, confusione su questa scrittura, Romani 7, dal 9 al 10, che dice: io un tempo vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. E il comandamento che avrebbe dovuto portarmi vita risultò che mi condannava a morte, perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Cosa vuol dire che c'era un tempo che io vivevo senza legge? Paolo non ha mai vissuto senza legge. Paolo è sempre stato un fariseo sotto la legge, della tribù di Beniamino, dedicatissimo, eccetera, eccetera. Quando è stato l'unico periodo in cui era senza la legge? Quando era? È prima di quello che gli ebrei chiamano il Bar Mitzvah. Bar Mitzvah vuol dire figlio del comandamento. Figlio del comandamento. Quindi fino, cosa succede al Bar Mitzvah? Succede che tra i 12 e i 13 anni succede che il giovane di 12-13 anni viene portato davanti agli anziani del villaggio e gli viene data la sua copia della Torah che lui deve ricevere, deve ripetere alcune cose, salmi, eccetera, eccetera, a memoria. Ma è una cerimonia dove praticamente i genitori e gli anziani della sinagoga, del villaggio, eccetera, eccetera, dicono a questo ragazzo: d'ora in poi tu sei responsabile per la legge, non più tuo padre e tua madre, non più il rabbino, non più, no, tu sei adesso responsabile, se pecchi paghi. Ci sarebbe da predicare per 3 ore qui, ma non abbiamo tempo. Quindi capisco che questo linguaggio biblico può sembrare un po' intricato, difficile da capire. Per questo vorrei proporre questi versetti, Romani 7, dal 7 al 12, dalla mia versione in un'interpretazione delle scritture in lingua corrente, Romani 7, 7 e 12, dall'Annuncio. Paolo dice: ora non venitemi a dire che se le cose stanno così non c'è differenza tra legge e trasgressione. È come se c'è. La legge è come un segnale stradale che indica la via per il peccato, un catalizzatore che facilita la manifestazione della trasgressione. Senza la chiarezza con la quale la legge identifica peccato e trasgressione, tutto rimarrebbe nel dubbio. Se non ci fosse stato il chiaro comandamento non desiderare le cose d'altri, io avrei potuto senz'altro mascherare la mia concupiscenza con una giustificazione qualsiasi e rovinarmi la vita. Il comandamento ha messo in moto il peccato, chiamandomi ai piedi dell'albero della conoscenza del bene e del male. Tutto a un tratto mi sono trovato in mano il frutto proibito. Proibito da che cosa? Dalla legge. La legge ha svegliato il can che dorme. Quello mi ha visto, mi ha inseguito e mi ha azzannato alla gola. Pensate a un bambino. Non ha alcuna colpa fino al momento in cui si rende conto coscientemente che ciò che vuole fare è vietato. E lo fa lo stesso. In quel momento il suo spirito muore e la storia di Adamo si ripete. Ciò che doveva portare vita è stato invece causa di morte. La legge è giusta, i comandamenti sono giusti, buoni e validi. È quello che ci faccio io con quella legge, con quei comandamenti, che crea il problema. Ah, ragazzi, perdonatemi un attimo di vanagloria, ma è una bella traduzione, una bella interpretazione. Quindi, da innocente, senza la legge, ogni essere umano si rende conto prima o poi di un comandamento che gli vieta di fare qualcosa. Quello è il momento in cui, a causa della natura adamica che si porta dentro, ogni essere umano, a meno che non sia incapace di intendere e di volere, ma questo è un altro discorso. Ci sono anche le persone che non hanno la possibilità di peccare perché non hanno la possibilità di pensare, di decidere, Down syndrome, persone ritardate, persone malate, persone che non possono pensare, persone quadriplegiche. Ci sono tanti, e state tranquilli che Dio è giusto. Non vai all'inferno perché pecchi. Vai all'inferno perché decidi di rifiutare la grazia. È una cosa, è meravigliosa, ma adesso non abbiamo tempo. Quindi, le conseguenze del peccato.
non so, statemi a sentire, le conseguenze del peccato non sono una ramanzina da parte di Dio, come dice il religionismo. Il religionismo ti dice che quando tu pecchi, vai da Dio, gli chiedi perdono e lui ti dice, ma ragazzi, è la quinta volta oggi che hai fatto questo, ti sei pentito, fammi vedere un po', fammi controllare il pentitometro, vediamo un attimino se c'hai quante lacrime hai versato, quanto, ok, te la faccio passare un'altra volta. No. No, 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 un milione di volte no. Le conseguenze del peccato non sono una ramanzina da parte di Dio, una sculacciata soprannaturale, un broncio sulla faccia del creatore mentre si volta dall'altra parte deluso e arrabbiato, o una temporanea quarantena fino a che mettiamo la testa a posto e possiamo tornare a casa. No, le conseguenze del peccato sono la morte. Romani 6, 23. Il salario del peccato è la morte. E qui è dove il religionismo perde il controllo, perché dice, come? La scrittura dice il salario del peccato è la morte. E allora quando pecco? E quando pecco o muori tu o muore qualcun altro. Ma amore mio, qualcuno deve morire. Perché in Adamo tutti muoiono e in Cristo tutti vivono. Ok, andiamo avanti. E la morte, come affermato da Paolo in 1 Corinzi 15, si trova in Adamo. Quindi, grazie all'iniziale trasgressione di Adamo, che tra l'altro nel linguaggio ebraico, Adam, nel linguaggio ebraico originale vuol dire umanità, non vuol dire uomo, è stato tradotto male, uomo è Ish. Isha è la donna, che è uomo col ventre. Nel linguaggio Adam, che poi è legato a Adama, che è terra, Daam, che è immagine, e Daum, che è sangue. È una cosa meravigliosa. Adamo era rossiccio, perché? Perché riportava, era l'immagine del sangue. Ok, andiamo avanti. Quindi, l'uomo porta dentro di sé questa calamita che lo attrae inevitabilmente a cogliere quello stesso frutto di conoscenza del male che Adamo colse, a fare la stessa scelta di indipendenza da Dio che Adamo fece. Sembra complicato, ma non lo è. Avete mai notato quali sono le prime due parole che dice un bambino? No! Mio! Tipico di quello che sto descrivendo. La natura adamica è lì che aspetta di esplodere. Il momento che la testolina, ecco perché non si può dare un momento in cui questo succede a tutti, no, ci sono quelli che maturano, che a 10 anni, 11 anni, 12 anni, quello che siano, già sanno dentro di loro che non devono farlo, lo fanno lo stesso, ci sono quelli che ancora a 30 anni non hanno sviluppato la materia grigia in maniera tale da poter prendere una decisione. Ecco perché quando la gente mi dice la Bibbia dice che se pecchi volontariamente perdi la salvezza, ma non dite religioasinate no, però religioasinate no, perché l'unico modo in cui puoi peccare è volontariamente. Non puoi peccare involontariamente. Ti svegli la mattina e dici, oh, chi è questa donna che è nel mio letto? Vai via da me, vai lontana da me, io non ti conosco. Ma ragazzi, ci vogliamo svegliare? L'unico modo di peccare è volontariamente. Il peccato è nato, nasce dalla tua decisione di farlo. Se non hai la possibilità di scegliere di peccare, non è peccato. Tutto quello che non è fede è peccato. Quindi tutto quello che non è fede, tutto quello che è fede non lo è. Se non puoi prendere la decisione, non è peccato. Stammi a sentire. Se in qualche modo sei incapacitato, sei malato, sei piccolo, sei giovane, sei quello che sia, se sei incapacitato, sei mentalmente ritardato, se non puoi prendere la decisione, non è peccato. Perché noi, nostro papà è un papà giusto. Ma comunque non abbiamo tempo, andiamo avanti. Pensate a un virus con il suo tempo di incubazione, ok? Proprio in questi giorni si parla tanto del coronavirus, che una persona può contrarre senza manifestare alcuno sintomo
per più di 2 settimane. La stessa cosa avviene con tutti gli esseri umani. Sono infettati dalla nascita, sono infettati dal virus del peccato, che dimora in loro in forma dormiente, finché un giorno, ci puoi contare, si manifesta con tutte le sue nefaste conseguenze. A differenza però del coronavirus, che è parzialmente letale, il peccato virus non risparmia nessuno, uccide tutti. Ed ecco nuovamente dove torniamo al famoso religionismo che dice: no, ma allora se tu chiedi perdono, ti penti e ti ravvedi, dice, no, sarà il peccato la morte, non il ravvedimento. Non è che se tu ti ravvedi allora Dio dice, vabbè, te la faccio passare questa volta. No, il salario del peccato è la morte. Qualcuno deve morire. Perché il peccato virus non risparmia nessuno, uccide tutti. Tutti gli infettati muoiono, non c'è vaccino, non c'è cura, non c'è via d'uscita. A meno che... E qui, rullo i tamburi. A meno che non ti sposti. Da in Adamo... in Cristo, perché in Cristo non può esserci il virus, perché in Cristo non c'è peccato. Non mi sembra difficile, ma non mi sembra che sia difficile. In Adamo c'è il virus del peccato e quindi muori, spostati, vai in Cristo il peccato non c'è e quindi non c'è neanche il virus. Non mi sembra difficile. Ok, Ebrei 4:15 parla di, appunto, del fatto che in Cristo non c'è peccato, dice: non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. 1 Giovanni 3, ecco, ecco il motivo per cui Gesù, anche quando era piccolino, anche quando era bebè, quando era senza peccato, anche dopo, vi ricordate che all'età di 12 anni, quando praticamente ha fatto il bar mitzvah, quando sono andato a riprenderlo nel tempio, che lui stava parlando con gli anziani, con gli studiosi, i rabbini, eccetera, eccetera, del tempio, praticamente Gesù non è nato da Adamo, per cui dentro di lui non c'era questa natura adamica che l'avrebbe portato a peccare, che lo volesse o no. Ok, quindi Gesù non è uscito da Adamo come siamo usciti noi, quindi non c'era quel virus che ha intaccato, ha infettato ognuno di noi. 1 Giovanni 3:5. Voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i nostri peccati e in lui non c'è peccato. 1 Pietro 2:22. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. 2 Corinzi 5:21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Vi ricordate, ne abbiamo parlato ieri, il fatto che su quella croce, su quel palo, non c'era un agnello ma c'era un serpente. In quel momento Dio, è il momento in cui, quando Gesù dice lama sabachthani, mio Dio, perché mi hai abbandonato, che è il primo versetto del Salmo 22, andatelo a leggere, è meraviglioso perché è un salmo meravigliosamente profetico, che parla dei chiodi nelle mani, nei piedi, che parla del costato, che parla delle ossa che non sono rotte ma sono slogate. È un meraviglioso salmo profetico che Gesù cita parte con quello. Perché? Perché in quel momento dice: perché mi hai abbandonato? Perché? Perché in quel momento Dio lo ha fatto diventare peccato. Quindi Dio non può guardare il peccato, non può stare nel peccato, quindi lo ha abbandonato, lo ha lasciato a se stesso. Però, in quanto non aveva peccato, era stato fatto peccato, ma non aveva peccato, davanti alla giustizia di Dio era innocente. Pur se Dio lo aveva dichiarato peccato, lo aveva fatto come il serpente sull'asta di Mosè, era rimasto l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Che cosa meravigliosa, che cosa fantastica. Quindi, questo è quanto è successo. Efesini 2:1-5. Se questa è la natura, se questa è la natura di ognuno di noi,
cosa succede? Cosa succede quando noi passiamo da Adamo a Cristo? Vediamo Dio, Efesini 2, dall'1 al 5, uno dei passaggi più belli che io adoro. Efesini 2, 1 al 5. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, voi che eravate in Adamo. Voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, dove erano le colpe e i peccati? Erano in Adamo, perché in Adamo c'è la morte, in Adamo tutti muoiono. Quindi, e poi due parole meravigliose. Ma Dio, la soluzione di qualsiasi problema, ma Dio, che è ricco in misericordia. Adesso state a vedere quello che dicono i religionisti. I religionisti dicono questo, ma Dio, dunque, voi eravate morti, eccetera, eccetera, nei vostri peccati, ma Dio che è ricco in misericordia, siccome vi siete ravveduti, siccome avete chiesto perdono, siccome avete promesso di cambiare vita, siccome avete no, ma Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, ma non è difficile, perché ci ha salvati? Perché ci ha amati. Anche quando eravamo morti dei peccati, ma quando è che avete visto un cadavere che si ravvede? Ma non ho capito, eravate morti? Devi ravvederti. E non posso, sono morto. Ma il religionismo te lo ti perché? Perché il religionismo crea quella terra di nessuna in mezzo fra uno e l'altro, fra Adamo e Cristo, fra vita e morte, dove sei lì che non sai bene se sei lì, devi ravvederti, allora passi dalla morte alla vita. Se ti ravvedi, passi dalla morte alla vita. Poi pecchi quando sei nella vita, torni lì in mezzo. Poi ti ravvedi un'altra volta. Poi, quando hai peccato troppe volte, perdi la salvezza. Dio ti dà un calcio nella benedizione e ti sbatte un'altra volta in Adamo. Così pazze. Ok, ma andiamo avanti. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati, proprio come successe profeticamente ai due figli di Giuseppe, in Genesi 48, che è un'ombra meravigliosa della croce di Cristo e di quello di cui sto parlando. Anche questo è parte del mio libro, La Terra delle Ombre. Nati da madre egiziana, e quindi gentile di nascita, perché non si diventa ebrei attraverso la linea del padre, si diventa ebrei attraverso la linea della madre, cioè il sangue della madre che decide il tuo sangue e il tuo lignaggio. Cioè sei ebreo perché tua madre è ebrea, se tua madre non è ebrea non sei ebreo. E quindi Efraim e Manasse, Giuseppe si era sposato la figlia di un sacerdote stregone egiziano, e quindi immaginatevi, più gentile da Asenate, più gentile di quello, più pagana di quello non si poteva fare, e quindi erano gentili di nascita, non ebrei, non facevano parte del patto di Israele, estranee alla cittadinanza di Israele, estranee ai patti della promessa, praticamente morti in Adamo. Efraim e Manasse vengono accompagnati dal loro papà Giuseppe ai piedi di Israele, che è un'ombra di Dio Padre. Ricordatevi, quando la Bibbia parla di Giacobbe, parla dell'uomo; quando parla di Israele, parla dell'ombra del Padre. Quindi ai piedi di Israele, il quale la Bibbia dice incrocia consapevolmente. Perché? Perché Giuseppe mette Efraim alla sinistra del Padre, perché è il secondo, è il più giovane. Quindi Efraim alla sinistra e Manasse, che è il primogenito, alla destra di Israele, perché la destra è la mano della benedizione. Quindi viene avanti, Giuseppe ha Manasse alla sua sinistra, alla destra del padre che gli è davanti, quindi li vengono portati avanti, Manasse è qua, Efraim è qua. Teoricamente quello che Israele avrebbe dovuto fare, avrebbe dovuto imporre le sue mani e benedire tutte e due. Ma guarda cosa fa con l'espressione Genesi 48,14, Rosh Sakal Yad, che vuol dire deliberatamente mette la mano sulla testa. Israele mette la mano destra sulla testa di Efraim e la mano sinistra sulla testa di Manasse, incrociando le mani. E facendo così, profeticamente porta i due gentili, i due egiziani,
nel campo di Israele li fa diventare il nuovo uomo, il nuovo popolo. Gloria a Dio. Quindi sta a sentire cosa dice Efesini 2, 11, 16. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, Efraim e Manasse, Mario, Walter, Giuseppina, tutti quanti, ognuno di noi eravamo morti in Adamo, ok? Estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo, sì, perché se non sei in Cristo sei senza Dio. Nel Vecchio Testamento facevi parte del popolo di Dio essendo ebreo, quindi per sangue e per discendenza, ma da gentile niente. Quindi state a sentire, ma ora in Cristo Gesù voi che un tempo eravate lontani, Efraim e Manasse, Mario, Walter, Giuseppina, Carletta, eccetera, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei, non avendo speranza essendo senza Dio, ma ora in Cristo Gesù voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce. Gloria a Dio. Per grazia coloro che erano morti e senza Dio nel mondo vengono salvati dalla croce. E c'è questo spostamento da Adamo a Cristo. Alleluia. E grazia, nota bene, grazia con la G maiuscola, grazia è una persona, non è una dottrina. Grazia è Gesù Cristo. E grazia è ciò che determina la mia ubicazione. Statemi a sentire, posso essere una persona brava, encomiabile, retta, morigerata, irreprensibile, onesta, senza difetti e religiosa. Stammi a sentire, ci sono tantissimi musulmani, ci sono tantissimi indù, ci sono tantissimi religiosi, ci sono tantissimi pagani, tantissime persone che sono encomiabili, bravi, retti, morigerati, irreprensibili, onesti. Sì, purtroppo spesso e volentieri ci sono più onesti da quella parte che non da questa. Comunque, senza difetti, religiosi, ma se sono in Adamo, sono morti. Vedi, non è una questione di come ti comporti, è una questione di vita o di morte. In Adamo sei morto. Oppure posso essere una persona non brava, difettosa, imperfetta, manchevole, scadente, carente e perfino peccante, non piccante, peccante, peccatore, ma se sono in Cristo sono vivo. Vedi com'è la semplicità del Vangelo? In Adamo sei morto, in Cristo sei vivo. Ma io sono bravo, mi ravvedo. Ma se sei in Adamo sei morto, sei un bravo morto. Sei un morto onesto, sei un morto religioso, sei un morto che si comporta bene, eccetera, eccetera, però sei morto. No, invece guarda, quello lì guarda cosa fa, guarda, ha peccato, ha fatto. Sì, ma è in Cristo. E allora è vivo. E indovina un po', i morti vanno dove c'è la morte e i vivi vanno dove c'è la vita. Quando torni a casa, il morto torna a casa dalla morte e il vivo torna a casa dalla vita. Mamma mia, ragazzi, è così semplice, non ha niente a che vedere con come ti comporti. Se sei morto, morto sei, è morto resti. Che ti comporti bene o ti comporti male? Morti, morti. E invece vivi, no, vivi, la vita dentro di te ti porterà, ti spingerà, ti aiuterà a comportarti bene. Ma se ti comporti male, sempre vivo sei. Sempre vivo sei. Ok, due ubicazioni solamente. In Adamo si muore, in Cristo si vive. Per sempre. Punto e basta. Amen. Quindi, articolo 18 della Costituzione del credente dichiara che se il messaggio che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite o le dottrine che vengono insegnate dichiarano che esiste un'altra possibilità di ubicazione, parte in Adamo e parte in Cristo, questi messaggi, istruzioni o dottrine sono errati e totalmente incostituzionali.
Alleluia, gloria a Dio. Grazie papà, grazie della semplicità del Vangelo. Grazie della semplicità del Vangelo. Grazie che in fondo, non, proprio quando Paolo, aspettate un attimo, non sto ancora pregando, sto parlando un attimino con papà. Proprio quando Paolo dice in 1 Corinzi 6, state a sentire. 9. Non sapete voi che gli ingiusti morti, gli ingiusti non hanno giustizia, quindi sono i morti, non erediteranno, quindi non sono figli, il regno di Dio. Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori, erediteranno il regno di Dio. Ora tali eravate, voce del verbo eravatare. Eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Siete stati traslocati da Adamo in Cristo una volta per sempre. Alleluia, grazie papà, grazie, 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 grazie. Alla fine rimane solo una parola, grazie. Se stasera hai ascoltato quello che avevo da dire e se dentro di te hai ancora dei dubbi, hai qualcosa che ancora non ti è chiara, posso incoraggiarti a fare una preghiera? Magari chiudi gli occhi, non per essere super spirituale perché non c'entra niente, ma giusto per estraniarti un attimo da quello che ti circonda, chiudi un attimo gli occhi. E di questo, di Dio onnipotente. Ancora non capisco tutto. Non so bene come funziona questa cosa. Mario dice delle cose, altri dicono delle altre. Non ci capisco molto bene. Non ti conosco bene. Ma ti chiedo di aiutarmi a conoscerti meglio. Se per caso fossi ancora in Adamo, e tu lo sai perché tu conosci tutti quelli che ti appartengono, Dio onnipotente, spostami da Adamo in Cristo. Voglio essere tuo figlio. Aiutami. Amen. Gloria a Dio. Cosa volevo dire? Volevo dire, non mi fate le domande adesso perché no, vi ho chiesto prima, vi ho detto, se volete farmi una domanda, mandatemi una mail, grazie. Vedi, perché poi perdo il filo del discorso. Cosa volevo dire? Ecco, se avete fatto quella preghiera, vi chiedo di farmelo sapere perché vorrei mandarvi qualcosa, gratuitamente, vorrei mandarvi qualcosa che vi aiuta a capire un attimino di più, perché in fondo la strada verso la salvezza incomincia con una semplice preghiera, incomincia con il desiderio con il primo passo. E tu puoi arrivare alla salvezza con un passo, o magari ci puoi arrivare con 100 passi, o magari hai bisogno di 1000 passi, o magari hai bisogno di 100.000 passi. Ma il viaggio è cominciato, quindi continua ad ascoltare questi video, continua ad ascoltare i video di Walter, continua ad ascoltare i video delle persone che hanno qualcosa da dire, che è vita, che non è religione. Piera Antonella, che Dio ti benedica, fammelo sapere, mandami una mail, mario@suovillaggio.com e vi mando qualcosa, vi spedisco qualcosa. E un'altra cosa, ragazzi, vabbè, ormai stiamo andando qui. Oggi ho visto un post di quel film blasfemo, eccetera, che Gesù sta baciando un uomo, eccetera. Fatemi una cortesia, non li pubblicate. Non li pubblicate, non pubblicate queste porcherie. È come fare la fotografia alla pupù del cane e metterla da tutte le parti. No, non lo fate, non lo fate. Il diavolo ci gode quando i cristiani mettono, dobbiamo bloccare, dobbiamo smettere. Tutto quello che fate è pubblicizzare ancora di più quella porcheria che fa schifo a tutti quanti e soprattutto a me. Quindi non li pubblicate, intanto non serve a niente.
Non serve a niente. Hollywood è marcio dalla testa ai piedi, è completamente marcio, non c'è niente da fare. Quindi lasciateli stare queste cose. Piuttosto pubblicate cose belle, pubblicate vita, pubblicate cose che parlano di Gesù, cose che portano le persone a sperare, a godere, eccetera, eccetera. Ok, gloria a Dio. Non sono capace di... Quando Dio mi ha creato, si è dimenticato di metterci il bottone off. Ok, ragazzi, un abbraccione, vi voglio bene, ci vediamo forse domani. Ciao.